Adesso passo la parola al compagno, al professor Domenico. Chiedo scusa, quando verrà data la possibilità di dibattere? Perché le scorrettezze che sono state finite... Alla fine ci sarà il dibattito aperto. Grazie. Va bene. Per polemizzare contro le scorrettezze che sarebbero state dette, voglio subito dare la parola a un giornale che certamente non è in odore di comunismo, di soppressione. Mi riferisco al giornale Nuovo o al giornale, certamente non è un organo comunista. Ebbene, cosa scriveva appena sono iniziate le manifestazioni in Ucraina? Cito, parlava di Kiev ovviamente. Barricate e occupazioni di edifici pubblici importanti fanno parte di un piano ben congegnato che punta a buttar giù il governo come un colpo di Stato. La repressione delle teste di cuoio della polizia è stata ingigantita ad arte per far gran cassa propagandistica sui media di mezzo mondo. E dietro la rivolta spontanea, tra virgolette, in nome dell'Europa, ci sono gruppi nazionalisti che hanno patrini forti tra i vicini polacchi e nella potente Germania. Nel centro della capitale sono state erette barricate, il municipio occupato e nel quartier generale dei sindacati è stato installato un comitato di resistenza rivoluzionaria, tra virgolette. Squadre di giovani nerboruti in giubbotto di pelle nera come divisa organizzano le prossime mosse. La guardia bianca dei rivoltosi potrebbe attirare dalla sua parte gli agenti dell'Ovest della Georgia mal pagati. Così scriveva Fausto Biloslavo il 3 dicembre dell'anno scorso sul giornale. Erano trascorsi pochi giorni dall'inizio di queste manifestazioni e già parlava di colpo di Stato. E in effetti ha colto nel segno. Si tratta soltanto di riflettere sulle nuove modalità del colpo di Stato. Come avvengono adesso i colpi di Stato e come si è svolto questo colpo di Stato in Ucraina? Lasciamo da parte il lavoro, il lungo lavoro che c'è alle spalle, ma vediamo la fase finale. La fase finale, dunque, si organizzano manifestazioni che in qualsiasi paese, per democratico che fosse, sarebbero state ovviamente represse. Negli Stati Uniti manifestazioni molto più lievi sono state represse molto più duramente. Era sufficiente che Occupy Wall Street, questo movimento, scendesse dal marciapiede sulla strada perché intervenisse la polizia. E qui invece ogni intervento rivolto al ristabilimento dell'ordine contro gruppi organizzati in modo paramilitare, che puntavano in modo esplicito alla conquista del potere, che si preparavano in modo militare alla lotta, ogni intervento, anche modesto, veniva subito bollato come liberticida. E cioè, a che cosa mirava tutto questo? Mirava a prolungare il più a lungo possibile lo stato di caos e di disordine, fino al momento in cui le forze di polizia di cui qui si parla, già mal pagate, avrebbero capito che il potere in Ucraina era impotente, che a dominare anche in Ucraina erano i centri di potere a Washington e a Bruxelles. Fino al momento in cui tutti avrebbero avuto la sensazione che non c'era nulla da fare se non rassegnarsi al diktat dell'Occidente. Questo è stato un colpo di Stato. Ed è un colpo di Stato che rappresenta un modello nuovo. I comunisti della mia generazione ricordano una serie di colpi di Stato di cui è stato protagonista l'Occidente, quelli che sono scoppiati nel corso della Guerra Fredda. Se noi leggiamo la dottrina Truman degli inizi del 47, credo del marzo del 1947, Truman in modo esplicito, questa dottrina Truman dice che in modo esplicito qualunque attività dei comunisti, lui la definiva infiltrazione politica.
e qualunque, per legittime che fossero state le elezioni, la dottrina Truman, per l'appunto, autorizzava l'intervento anche contro elezioni assolutamente democratiche. Per esempio, nel caso che la sinistra avesse vinto le elezioni in Italia, era già pronto il colpo di Stato, adesso lo possiamo leggere, sono stati declassificati i documenti della CIA. I documenti della CIA dicevano appunto che nel caso nel 48 ci fosse stata la vittoria della sinistra, ci sarebbe stato un colpo di Stato. Male che fosse andato per la CIA e per gli USA, avrebbero dichiarato l'indipendenza della Sicilia e della Sardegna. Era già tutto pronto. E poi, come sapete, colpi di Stato ce ne sono stati, uno dopo l'altro. Nel 1953 è stato rovesciato in Iran il presidente democratico Mossadegh perché aveva nazionalizzato il petrolio, aveva nazionalizzato le compagnie petrolifere anglo-statunitense. Il 1954 è stato il colpo di Stato in Guatemala, non voglio farla lunga, e giungendo verso la fine, il 1973 è stato il colpo di Stato contro il Cile di Salvador Allende, anche questo programmato. Oggi assistiamo ad una tecnica diversa dei colpi di Stato, ma si tratta pur sempre di colpi di Stato. Assistiamo ad una tecnica diversa di colpi di Stato per il fatto che oggi non c'è nel mondo un movimento comunista così forte, così espansivo, capace di attrarre masse notevoli. E soprattutto dopo il 1989, a partire dal crollo del socialismo reale in Europa orientale, è chiaro che la potenza politica, multimediale, militare ed economica dell'Occidente e dell'imperialismo è nettamente aumentata. E quindi ecco il modello del colpo di Stato, quello che vi ho spiegato parlando dell'Ucraina, ma non è per niente l'unico colpo di Stato della nuova ondata di colpi di Stato. Noi non abbiamo, noi comunisti intendo dire, non abbiamo riflettuto a sufficienza su quello che è avvenuto a partire dal 1989. Nel 1990 in Bulgaria, nonostante la minaccia di ritorsioni economiche e l'intervento esplicito nella campagna elettorale da parte degli USA, l'ambasciatore statunitense era ben in vista sul palco dei partiti anticomunisti o del principale partito anticomunista nel corso della campagna elettorale in Bulgaria, così come alla vigilia del colpo di Stato in Ucraina si sono visti, tutti si sono visti, McCain, i dirigenti dell'Unione Europea, l'uno in gara con l'altro o contro l'altro, ma tutti sono intervenuti calpestando in modo esplicito, dichiarato, spudorato la sovranità statale dell'Ucraina. Ebbene, dicevo, nel 1990 in Bulgaria, nonostante la minaccia di ritorsione economica, nonostante la partecipazione attiva alla campagna anticomunista anche dell'ambasciatore statunitense, i post comunisti del Partito Socialista vincevano le elezioni. E però cosa avveniva? Sommosse di piazza che annullavano le elezioni. Queste elezioni venivano delegittimate dall'Occidente, mentre invece venivano legittimate le sommosse di piazza che imponevano il candidato caro all'Occidente. E la stessa cosa avveniva in Albania l'anno dopo, 1991. E poi credo che tutti sappiano, tutti ricordano il bombardamento del Parlamento russo ad opera di Yeltsin nel 1993. In questo caso è chiaro, l'Occidente non ha protestato per il bombardamento del Parlamento russo ad opera di Yeltsin, anzi non solo non ha protestato, ma evidentemente l'ha appoggiato, l'ha assoltato e l'ha promosso. E le cosiddette rivoluzioni colorate sono state dall'inizio alla fine una serie di colpi di Stato. Non posso fare la storia
di tutte queste rivoluzioni colorate, in parte l'ho fatta altrove, ma pensate per esempio alla rivoluzione delle rose cosiddetta nel 2003 in Georgia. Shevardnadze, uno sciagurato peraltro che aveva partecipato alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, quindi non era certo un comunista, però ugualmente a un certo punto era diventato ingombrante e l'Occidente puntava su candidati più direttamente o più ferocemente anticomunisti, veniva accusato di essersi arricchito abusivamente, di essere proprietario a Baden-Baden di una villa assai lussuosa. Il giornale di geopolitica francese che si chiama Herodote ha rivelato che era una foto falsificata ripresa da internet. E comunque, in ultima analisi, il cambiamento di regime è stato effettuato con una sommossa di piazza avallata ancora una volta dall'Occidente. E poi pensate a quello che è avvenuto in Jugoslavia. La Jugoslavia prima ha subito la guerra del 1999, la guerra infame, non c'è ombra di dubbio. Le manipolazioni che sono state all'origine di questa guerra ormai sono rivelate da tutta una serie di organi di stampa. Comunque la guerra non era stata ancora sufficiente a rovesciare Milosevic, bisognava fare qualche altra cosa. Ed ancora una volta voglio citare quello che scriveva il giornale Nuovo subito dopo il colpo di Stato che rovescia Milosevic. Sullo sfondo della rivolta che rischia di travolgere, era ancora in corso il colpo di Stato, sullo sfondo della rivolta che rischia di travolgere il regime di Slobodan Milosevic, non può passare inosservato un'abile operazione di pressioni e interferenze gestita dagli Stati Uniti. Washington aveva già speso 20 miliardi di lire in dollari sonanti per sollecitare le infruttuose manifestazioni di protesta dello scorso anno e fonti americane confermano che negli ultimi mesi sono stati stanziati altri 70 miliardi di lire. E comunque qui viene descritto in modo dettagliato come tutto è stato organizzato. Le forze di opposizione, cito, erano chiamate al rapporto dagli occidentali in Montenegro, in Ungheria, addirittura a Londra. Grazie a questi vertici è scaturito il fiume di contante, spesso giunto in Serbia con valigie trasportate da spalloni provenienti da Romania e Ungheria. Le mazzette di dollari sono servite ad acquistare fax, computer, fotocopiatrici per la propaganda. A tutto ciò va aggiunto il sistema di trasmissioni radio indipendenti messo in piedi per circondare la Serbia. E a largo c'era una flotta potente statunitense che era pronta a intervenire e che comunque minacciava direttamente la popolazione jugoslava. Dunque noi, se vogliamo riflettere sulla storia dell'imperialismo a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, noi dobbiamo distinguere due serie di colpi di Stato. La fine della Seconda Guerra Mondiale aveva significato una spallata poderosa al colonialismo. La vittoria di Stalingrado, che aveva significato la disfatta del progetto hitleriano di realizzare il colonialismo persino in Europa orientale, la vittoria di Stalingrado aveva significato l'inizio della dissoluzione del sistema colonialista mondiale classico, aveva significato l'inizio di una grande rivoluzione anticoloniale su scala planetaria. E questa rivoluzione anticoloniale su scala planetaria, nella prima serie di colpi di Stato, è stata contrastata nel modo che sappiamo, colpi di Stato classici che instauravano una dittatura militare, una feroce dittatura, così è stato per esempio in Guatemala, così è stato evidentemente nello stesso Iran, così è stato in America Latina, per non parlare ovviamente del Cile, con la dittatura di Pinochet. Dopo
lo smantellamento del socialismo reale in Europa orientale, noi abbiamo una seconda serie di colpi di Stato. E questa seconda serie di colpi di Stato è in realtà iniziata con Piazza Tiananmen. A Piazza Tiananmen c'è stato il primo tentativo di colpo di Stato della seconda serie. Anche su questo ormai non ci sono dubbi, non ci sono dubbi, nel senso che prendiamo i cosiddetti Tiananmen Papers. L'Occidente ha pubblicato questi documenti segreti che dovrebbero dimostrare l'infamia del Partito Comunista Cinese. In Italia sono stati pubblicati da Garzanti. Comunque è, ripeto, un colpo dell'editoria occidentale, dei servizi occidentali, ritengono di poter provare l'infamia del Partito Comunista Cinese. Da questi documenti, da questi Tiananmen Papers, emerge in modo chiarissimo che a Tiananmen non c'è stata affatto una manifestazione pacifica, che è stata violenta. Sono stati incendiati persino centinaia di camion, ripeto, risulta da questi Tiananmen Papers. Sono morti molti soldati dell'Esercito Popolare di Liberazione. Naturalmente, è chiaro, si sperava anche in questo caso un esito simile a quello che si è verificato in Ucraina. Non si è verificato, tutto questo non si è verificato. Recentemente ho letto un libro a proposito di Tiananmen, scritto dall'ex ambasciatore statunitense a Pechino, quindi una fonte autorevole. Questo ex ambasciatore statunitense a Pechino, che lui stesso dichiara di essere stato a lungo agente della CIA, era ambasciatore a Pechino per l'appunto mentre si svolgevano gli incidenti in piazza Tiananmen, che dichiara in modo esplicito che gli Stati Uniti, l'ambasciata degli Stati Uniti, d'accordo con le altre ambasciate occidentali o filo occidentali, avevano in pratica organizzato insomma, si erano divisi i compiti per seguire anche con radiotrasmittenti lo svolgimento delle manifestazioni e avevano contatti precisi con i manifestanti. Dunque, noi abbiamo due serie di contesti e non ci dobbiamo lasciare ingannare. Il fatto che la seconda serie di colpi di Stato non abbia trovato la resistenza che tradizionalmente nella sinistra ha trovato la prima serie di colpi di Stato, è chiaro. Sì, la sinistra si è indebolita nettamente sul piano ideologico, sul piano politico, sul piano organizzativo, e purtroppo è successo che i colpi di Stato sono stati talvolta salutati, applauditi dalla sinistra. Pensate per esempio al colpo di Stato in Jugoslavia, certamente c'è stata una sinistra che l'ha applaudito. Ma perché questo non è avvenuto anche per le guerre colonialiste? La guerra contro la Libia. Basta leggere i giornali borghesi, sottolineo, basta leggere i giornali borghesi. La guerra contro la Libia, per esempio, è stato scritto da più organi di stampa, per esempio la Stampa di Torino, hanno parlato della guerra contro la Libia come della nuova Sykes-Picot. Sykes-Picot è l'accordo che fu firmato nel 1916, nel corso della Prima Guerra Mondiale, fra il rappresentante britannico Sykes e il rappresentante francese Picot per spartirsi il Medio Oriente. Fu una delle più grandi infamie. Bisogna dire che in questa circostanza poco dopo ci fu la rivoluzione d'ottobre e uno dei primi atti della rivoluzione d'ottobre fu di pubblicare questi trattati imperialisti segreti che smascheravano la natura dell'imperialismo. Oggi invece si parla di nuovo Sykes-Picot, cioè una nuova spartizione del Medio Oriente ad opera soprattutto di Gran Bretagna e Francia, ovviamente con la regia degli Stati Uniti. Ebbene, non abbiamo visto, bisogna dirlo, Camusso celebrare la guerra contro la Libia, anzi addirittura invocare questa guerra
criticare e condannare le esitazioni che c'erano per la partecipazione italiana a questa guerra. Siamo caduti a un punto molto basso nella storia della sinistra, ma bisogna fare questo bilancio autocritico per cercare di risalire evidentemente la china. Ancora due considerazioni. Ma perché questa serie di guerre per un verso e di colpi di Stato per un altro verso? È chiaro. La prima serie di colpi di Stato di cui ho parlato, quelli che si svolgono nel corso della Guerra Fredda, è chiaro che fanno parte del confronto generale che l'imperialismo stava istituendo contro l'Unione Sovietica, contro la rivoluzione anticolonialista che si stava sviluppando. E oggi non c'è dubbio che siamo in presenza di una rinnovata aggressività dell'imperialismo. Pensate a quello che sta avvenendo. Adesso si parla molto di pivot, cioè il trasferimento della maggioranza della mastodontica macchina da guerra degli Stati Uniti in Asia, nel Pacifico, per contrastare in primo luogo la Cina. E questo è un aspetto. E per quanto riguarda la Russia, perché questa ostilità dell'imperialismo anche nei confronti della Russia, non solo nei confronti della Cina, ma anche nei confronti della Russia? Che ci sia questa ostilità feroce nei confronti della Cina è evidente. Si tratta per l'appunto di indebolire e possibilmente di sconfiggere un paese che è diretto da un partito comunista, e nei confronti della Russia. Non si tratta soltanto del fatto che la Russia è il paese che bene o male ha alle spalle la rivoluzione d'ottobre. Non si tratta di questo. Cioè anche un paese come l'Albania ha avuto alle spalle una gloriosa rivoluzione, ma oggi è purtroppo una colonia dell'Occidente, una colonia della NATO. Nel caso della Russia, noi dobbiamo riflettere su questo, la storia della Russia. La storia della Russia è la storia di un paese che per un verso, una grande potenza, che ha avuto anche tendenze espansioniste, ma è una grande potenza che può facilmente essere trasformata in certe occasioni in un paese coloniale o semicoloniale. Voi non dovete dimenticare che agli inizi del 1600 la Russia era occupata dalla Polonia, e questo ha pesato molto. Anche chi è aggressore Russia? Lei stia un po' zitta, per favore, mi faccia finire. No, lei parla di Ucraina, invece di parlare di Russia, allora dicevo che la Russia agli inizi del 1600, ho già visto che sono i democratici. Stia zitta, che qui non c'è posto per il colpo di Stato, va bene? Allora dicevo, ma c'è il posto per parola libera, o anche voi siete fascisti come quello guerra? Allora, fratelli di me, dicevo che la Russia, lui non finisce mai, e l'abbiamo invitato per sentire voi, noi andate a dire, è evidente, allora la Russia agli inizi del 1600, se non riusciamo a finire poi il dibattito non ci può essere. Allora dicevo, prima finiamo. Dopo il terzo intervento c'è posto e poi ci sono con calma. Diciamo così,
Italia facciamo i nomi dei relatori e tutti su una festa. Allora dicevo, la storia della Russia è la storia di un paese complicato che in certi periodi ha svolto un ruolo espansionistico, ma facilmente può diventare un paese coloniale o semicoloniale. Agli inizi del 1600 la Russia era ancora occupata dalla Polonia. Anche la Polonia ha avuto questa storia, che può essere un paese espansionista, ma può diventare invece un paese anche colonizzato. Allora, comunque, mi concentro sulla storia della Russia. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, dopo la disfatta subita dalla Russia zarista, la Russia stava diventando in effetti una colonia. E a sollevare il problema, a richiamare l'attenzione su questo fatto, è stato Stalin, che non si era ancora verificata la rivoluzione d'ottobre e diceva con chiarezza: l'Occidente mira a trasformare la Russia in una colonia. Si comportano in Russia, diceva Stalin e aveva ragione, come se fossero in Africa centrale. Questo progetto di colonizzazione della Russia e poi dell'Unione Sovietica viene ripreso da Hitler, che in effetti intende colonizzare la Russia e schiavizzare la Russia. Se noi leggiamo i discorsi segreti di Himmler, un caporione nazista stretto collaboratore di Hitler, parla esplicitamente: gli slavi e soprattutto i russi sono i nostri schiavi. E la grande guerra patriottica è stata una guerra, per l'appunto, grandiosa di liberazione nazionale. Ma dopo la sconfitta subita dall'Unione Sovietica nel corso della guerra fredda, la Russia stava di nuovo diventando una colonia o semicolonia dell'Occidente. Perché? Perché le privatizzazioni selvagge che si erano verificate, che erano state imposte, avevano significato non soltanto l'espropriazione del popolo russo a favore di una piccola cerchia ristretta di plutocrati e cleptocrati, di ladri, ma stava a significare anche l'espropriazione dell'immenso patrimonio energetico russo a favore dell'imperialismo occidentale. E questa manovra stava riuscendo tanto più facilmente perché al potere c'era in Russia un certo Yeltsin, che non era propriamente capace di intendere e di volere per l'uso, come sapete, piuttosto smodato che faceva di alcol. E Putin è così odiato, non è un comunista certamente, è così odiato perché ha posto fine a questa situazione di neocolonialismo che l'Occidente aveva imposto in Russia. Certamente Putin non è meno democratico di Yeltsin, dopotutto Yeltsin ha bombardato il Parlamento e Putin non l'ha mai fatto. Ecco perché adesso queste guerre, questi colpi di Stato mirano in ultima analisi a colpire per un verso la Cina e per un altro verso la Russia. Ed ecco perché non solo ogni comunista, ma ogni democratico e ogni antifascista deve respingere questa campagna di diffamazione nei confronti sia della Cina sia nei confronti della Russia. Purtroppo, e questa è la conclusione, ci troviamo in una situazione in cui la sinistra certamente è molto indietro. Pensate a cosa è avvenuto per le Olimpiadi. Pensate. Nel 2008 si è chiamato al boicottaggio delle Olimpiadi di Pechino e anche elementi della sinistra hanno appoggiato questa campagna. Nel 2014 si è chiamato al boicottaggio delle Olimpiadi di Sochi con i pretesti più vari, la questione dei gay. Pensate che l'India, che viene considerata la più grande democrazia del mondo, è reato, sancito anche dalla Corte Costituzionale, qualsiasi rapporto omosessuale. Mentre invece le Olimpiadi di Londra 2012 nessuno, neppure a sinistra, ha chiamato al boicottaggio, nonostante che la Gran Bretagna aveva scatenato per esempio nel 2003 la guerra contro l'Iraq, violando l'ordinamento internazionale, scatenando la guerra anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Tutto questo veniva considerato qualcosa di normale. Cioè l'imperialismo, talvolta con la complicità di una certa sinistra, è riuscita a trasformare anche le Olimpiadi,
che dovevano essere un'occasione di pace, invece in uno strumento della guerra fredda. Noi ci troviamo dinanzi a questa situazione e quello che è avvenuto in Ucraina dimostra l'urgenza della mobilitazione antifascista e antiimperialista. Grazie.